però almeno c'è lui, una cosa che si salva di lui. Cioè, ma no, no, però scusami, cioè, adesso, una cosa che si salva di lui, ma... cioè, aspetta, una cosa che si salva di lui, che è molto più educato, gentile, è tipo a me i tipi così mi piacciono, capito? Che è molto più pacato, gentile. Te l'ho detto che il tuo modo mi imbarazza, però invece il suo... Com'è? Raccontaci il modo in cui ti hanno rapinata. Allora, ero fuori. Ti hanno rapinata oppure... Quali sono le tue perversioni più strane? La tana del ferito, oh oh oh. Ciao, Braderigno. Comunque, benvenuta. Aspetta, non ho fatto la storia che siamo in live. Si è dimenticato. Aspetta, sorridi? No, il primo piano. Lui no, fa solo primi piani. Io faccio solo primi piani. Contrario, sempre. Live ora. Ok, Gioia, tu intanto intrattieni il pubblico. Mm. Come state, ragazzi? Buonasera, buonasera a tutti. Altra live incredibile. Ospite dal vivo la nostra amica Giada. Sì, che era meno a disagio Alaska. Cioè, no, Alaska è una ragazza che è venuta qua, tipo, che non ha parlato, ha spiccicato mezza parola. Però sei un po' a disagio in questo momento? Sì. Veramente, quanto da 1 a 10? 5, dai. Allora, vabbè, allora easy. No, sì, easy. Ah, okay. Un disagio numero 10 non sarebbe neanche arrivata qua. No, ma c'è qualcosa come senti odori strani, puzza? No. Ascelle? No. Gatto? No. Jody? No. Chi è che un profumo migliore secondo te tra il mio e quello di Jody? Sento solo il mio. Ciao! E lei è proprio la regina delle stoccate comunque. Senti il mio? Senti quello di Jody? Fammi sentire. Ciao! Mi piace più suo. Avanti, conta che Jody, massimo esperto di profumi, ne cambia uno al giorno. No, ne ha 50, io ne ho uno, però batte sempre tutti. Però vabbè. Molto buono, però. Il suo è 16 euro. È più dolce, tipo. Se il mio è Red Tobacco. 16 euro, costa 90 euro il mio, deficiente. 90 euro? 90 euro pago la mia bolla. Cerchiamo il subito. Il Davidoff. Davidoff. Cool Water Intense. Cool Water Intense. Sì, un po' di profumi. Sì, no, lui è tipo Alex Parfum, è presente? Quel TikTok che fa tutte le robe. Ah, sì, quello che dice. È lui. Che devi far così, sì. Tipo. È lui Alex Parfum. Tac, tac, tre dietro la testa, poi opzionali sul... Sì, lui. E tu li fai tutti quanti i passaggi? Sì, ma mi sono accorto che forse è meglio quello che fa lui, che lui fa così. Sì, fa la io doccia pure, col profumo. Così. Vabbè, anch'io. Io faccio la mia seconda doccia è il profumo. Cioè, io dopo mi lancio la bomboletta del profumo me la verso addosso. Però ogni tanto ho provato a fare davvero i consigli del tipo, quello di fare tipo così... Fare tipo così. No, cioè lo sento meno. Lo senti meno? Sì. Anche perché in realtà sai che non devi sprecare perché sennò... Quello non lo faccio dopo aver visto il neghi TikTok. L'essenza? No, perché le note di punta vanno a puttane. Cavolo. Sì. Beh, beate loro. Vabbè, comunque, Giada, allora, innanzitutto benvenuta. Hai capito che, perché io avevo detto a Giada che qua c'era il mio bagno, questo era, lì c'era il mio letto, qua c'era il mio bagno, invece in realtà non c'è qua il mio bagno, ma il mio bagno è lì e qua c'è il mio letto, ok? Quindi, però il bagno è proprio come l'ha descritto, con la doccia sopra. Con la doccia sopra, cioè, tu comunque Jody, vabbè, anche tu se mi sa che sei uno che ha vissuto, non dico nella ricchezza, però comunque sei uno che ha vissuto bene, no? Non so se hai mai visto un hotel, perché sono stato in un sacco di hotel, dove c'era la doccia sopra il cesso. Esiste? Sì. Ok, sì, ti è mai capitato di andare in un hotel? Ma io non ho capito in che senso. Allora, porca miseria, la doccia, immagini il cesso dove fai la cacca molle, ok? Perché ti siedi sul cesso e sopra di te, perché sono tutto bagnato? Un saluto, brother. Jody out. Scusate. Ti siedi sul cesso e sopra hai la doccia. E quando tu ti fai la doccia c'è il cesso sotto, capito? Però io non l'ho mai vista dal vivo questa cosa, cioè, io l'ho vista dal vivo però... un sacco di volte. A me è capitato nei campi estivi che c'erano questi box con dentro tutto. C'era la doccia, il gabinetto, quindi... Ma come fai a farti però la doccia con il cesso sotto? E allarghi un po' le gambe. No, ma non devi sederti per forza. No, beh, ti siedi. Però realtà... ti puoi anche sedere sul cesso? Ma certo. Ma certo. Cioè, però... è perché c'è il cesso, ma e quando fai la doccia, volendo per fare uno scherzo, butti un po' l'acqua nel gabinetto. Oppure, oh, mi scappa la cacca, come faccio? La fai mentre fai la doccia. Sì, che schifo cagare mentre fai la doccia. Cioè, ti ricolmi di merda. No, ecco, perché è, poi piedi. Non è che sale su. No, perché il gabinetto rimane un gabinetto. No. So benissimo cos'è. Cioè, so benissimo cos'è. Il però. Il water. A me ha sempre fatto schifo perché comunque il cesso è sporco, no? Cioè, se poi magari noi maschi pisciamo, magari non centriamo la tazza, si va un po' sui lati, per terra, capito? Tutti. Io no. Lui no, vabbè, lui è al vabbè. Lui sì, ha il buchino perfetto. Comunque, quando pisci magari ti capita di andare un po' a pisciare ovunque, no? E quindi tu ti fai la doccia, sei lì vicino che ti stai lavando e magari tocchi per sbaglio la pipì di prima, i peli pubici.
per pubblici qua? Eh no, non so. Cazzo, madonna, hai problemi di villosità. No, ti è mai capitato di trovarti per i pubblici addosso, le tue gambe? Come no? Cioè, mentre ti fai la doccia? No, perché non ho bocca, ti cogli il pelo. Ma no, veramente? No, ma ho vissuto un'infanzia strana io. Sì. No, tu invece, Giada, sei avvezza? Sei avvezza a queste cose? No. No, okay. Ah sì, molto bello. Tu conosci Knight? Ciao. Knight? Cosa sarebbe? Quasi un anno di sus, chiamate assurdo. Un cantante. Ah. Un cantante, è presente la canzone Da Sup? È presente? Mm-hmm. La canzone Oh God. Oh sì. God, è il featuring di Oh God. Ok. Sto fatto di cose pure sempre. Quello. È proprio lui, l'ha fatta uguale, un'imitazione veramente incredibile. Senti Giada, ho visto, si è vista molto sui social, cioè, vamo ragazzi, è girata soprattutto nella mia testa durante la notte. È girata, ho saltato l'altra, vabbè. È girata molto la clip dell'abuso che mi ha recato, ok? Cioè, un abuso devastante. Anche perché ho letto un commento che dice: non solo lo penzona, ma mentre lui è a testa in giù, lei continua, capito? Cioè, proprio infierisce in maniera avida, no? Non so se tu l'hai rivista quella clip, ma ora pensando alle parole che ho utilizzato, avresti da darmi delle scuse oppure vuoi, come dire, aumentare la dose? No, se ti sei offeso, scusa. Cioè, ma però non ha detto niente di male, secondo me. Cioè, ora non mi ricordo bene, però non ha detto niente di male. Semplicemente ha detto che, come ho già detto, non sei il mio tipo, eccetera. Però non è che c'è qualcosa di male, secondo me. Cioè, non ha detto niente di cattivo. Ma scusa, ma ti deve chiedere scusa perché non rientri nei suoi canoni? No, 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 perché non è che ha detto non sei il mio tipo. Ha detto non sei il mio tipo, sei brutto in culo. No, no, cazzo. No, non è vero. Ho detto è un figlio che di troia, cioè, no, deve no, stare a poca calma per i termini. No, poi il gatto non lo dire mai. Ma il gatto potrebbe essere del tuo tipo? Il gatto? Sì, il mio gatto. Il gatto mi piace. Più di me? Capito, questo è un abuso per me, cioè è una presa per il culo galattica, cioè finché mi dici non sei il mio tipo, però se mi dici che ti piace più il gatto, è chiaro mai, che mi gira il cazzo. Non lo farebbe mai, cazzo. Ti faresti più il gatto o me? Cioè, capito, ci sta pensando, non so se è chiaro il discorso, cioè è chiaro che l'abuso no, si concretizza bene. Vabbè, ovviamente un gatto come potrai farmelo, capito? E beh, neanche una merda come me a quanto pare, no, quindi. Dai. No, comunque sto scherzando, vabbè, tanto Jolly tu sei nella stessa. Anche sì, siamo sulla stessa barca, tranquillo. Sulla stessa barca? Siamo fratelli, dai, sì, siamo fratelli. Però almeno c'è lui, una cosa che si salva di lui. Cioè, ma no, no, però scusami, cioè adesso, una cosa no, che si salva di lui, ma cioè, aspetta, una cosa che si salva di lui, che è molto più educato, gentile, è tipo a me i tipi così mi piacciono, capito? Che è molto più pacato, gentile. Te l'ho detto che il tuo modo mi imbarazza, però invece il suo è... Dai, educala. No, ma non c'è niente, ma non c'è. Guarda, io come posso educare una ragazza già educata? Niente, adesso deve fare l'offeso, è come i bambini. È come i bambini. Già. Però mi sta simpatico, in realtà. Ma è super simpatico, solo che sai. Lui fa così, è abituato a fare così, perché comunque è uno molto così, no? Cioè, te l'ho detto, come hai visto in discoteca, cioè lui uno che si pone così. Ci sono volte in cui trova ragazze un po' stupide che fanno che simpatico, e ragazze intelligenti che sono un attimo, ok, sei simpatico, però... Sì, cioè, simpatico, però appunto c'ha questa cosa un po' che... Ha il suo modo di fare, il suo modo di fare. E ne abbiamo trovata una umana, sì, infatti. Ragazzi, si è offeso, mi dispiace, non è colpa mia. Ma io non volevo offenderlo, cioè non metto niente di male. No, ma infatti, secondo me è sbagliato che nel 2022, se una persona, dopo un milione di volte che si sente apprezzato da tutti, arriva un'altra persona come te che lo riporta sulla terra, è solo che un bene, ragazzi. Jody, spiegaci come si spruzza un profumo. Come si spruzza un profumo? Grazie, allora, ringrazio Alex Parfum per questo... Finalmente hai avuto la tua rivincita, Jody. Bisogna fare uno spruzzo sul polso e battere, poi sul collo, due dietro le orecchie, uno, due, tre sui capelli, perché i capelli assorbono bene, poi opzionali sulla camicia o sulla t-shirt, e se proprio volete strafare pure sulle maniche, basta. Sulle mani no, se proprio vuoi strafare. No, sulle maniche. Però io sulle mani anche pure. Che se così, uno vuole se un po' strafare sì, tipo...
Ho portato un regalo a Giada. E non faccio mai queste cose perché sono un bastardo io. Sono veramente un bastardo. Ma oggi mi voglio prendere la responsabilità per la prima volta di fare un regalo. Ok? Per dimostrarti che sono una persona educata, sono un bravissimo ragazzo. Okay. Ovviamente, prendilo com'è, però... a cavaldonato non si guarda in bocca. Okay. Quindi... Lo devo tirar fuori. Vabbè, è un regalo, si può dire. Queste sono le scarpe di Pogba. Usate? Da Pogba stesso. C'è anche un po' di terriccio del dell'Anfield. Vabbè. Se vanno a usare, non farlo perché... ti ringrazio per il regalo. Ti piace? Vuoi tenere almeno il sacchetto? Ma... no. Però comunque è un bel pensiero. È il pensiero che conta alla fine. Intanto cioè, ho avuto il pensiero. Esatto. No. Quanto calzi? 45. Tu che piede hai? 31. No, porto il 36. Ah, 36, c'è il piede piccolo. Veramente, veramente incredibile. Di cosa state parlando? Scusate, sento l'ottima ospitalità. Come si spruzza il profumo? Ancora? No, l'hanno chiesto. Lo so che tu sei il re del content. No, sei il numero uno, però riesci a saltare da un content all'altro così. Lo so, invece noi dobbiamo solo imparare. Grazie che ci insegni. Ma d'altronde tu insegna tutta Twitch Italia, imparate, certo. Caproni. Va bene, di cosa state parlando? Quindi del profumo? Ma io ho sentito uno che uno ha scritto in chat perché devi sculacciarla. Non state parlando di altro? No. No, vabbè, è volgare. No. Pensavo state parlando di qualcosa sessuale. Nessuno ha scritto cose sessuali. Se arriverà l'argomento sessuale, arriverà perché... No, fidati. Guarda lì. Ci sono like, cheers. No, io non ho letto in chat. Ah, l'hai letto in chat? Dov'è? Vabbè, se tra un milione di messaggi, se tu vai a prendere quello che... No, c'era già la risata dopo la mia... Ok, e dopo ovviamente dopo le tue battute fanno... Dopo la mia incredibili, certo. Riderissimo. Giusto. E, comunque, tu Giada quindi hai... cioè, in generale... cioè, non so, abbiamo già fatto la descrizione dei due tipi ideali? Cioè, dei due tipi che si presentano da te in serata e devi scegliere tra uno dei due. Beh, lei ha detto... Non lo so. Però lei aveva detto che non aveva un... prototipo di ragazzo particolare. un minimo ce l'ho un prototipo. Vai, però spara. Ti devo dire che alla fine mi piacciono sempre non quelli che in realtà mi piacciono esteticamente, cioè che non sono proprio i miei tipi, perché un tipo mi deve prendere caratterialmente in realtà, quindi cioè magari in realtà l'unico tipo che ho avuto è proprio come mi piace a me esteticamente. Ciao. Però in realtà caratterialmente non mi piaceva. Cioè diciamo che tu prototipo... Quindi alla fine io mi prendo sempre di più di una persona che magari esteticamente neanche troppo... Sì, è bello quello che vuoi, però non è proprio il mio tipo, però ci sa fare, quindi mi prende mentalmente, capito? Ma fammi capire, quindi... Ciao, c'è Giada, sei bellissima, Jody bei tatuaggi. Grazie. Il prototipo... Grazie, no, bellissimo. Perché ha detto Giada sei bellissima. Ah, non l'avevo detto. Signori, 5 mesi. Perfetto. Allora, il prototipo lo basi solo sul fatto che sei stata con un ragazzo che era così, e quindi per te quello è il tuo prototipo, sì, nella tua testa, però solo a livello visivo. Poi del resto la vita è una scoperta, cioè potresti anche prenderti di una persona che è totalmente diversa visivamente rispetto a tua ex. Sì, assolutamente. Infatti la maggior parte delle volte che magari mi piace una persona non è il mio tipo. Okay. Però magari ci sa fare, cioè secondo me saperci fare è tutto. Ciao. Secondo me, se tu ci sai fare con una persona, grigiato. Secondo me... Avanti. Questo. L'importante è saperci fare. Comunque dei due tipi a ballare, quali erano le opzioni? Allora, le opzioni sono: ti arriva il ragazzo un po' strano, misterioso, un po' che si presenta a te tipo dicendo delle robe strane, non lo inquadri bene, vedi che parlate un po', ma lui è sempre molto, capito? Criptico. Cioè, esatto. Tu fai una domanda e lui ti risponde... Io spaccio, oppure ti risponde, guarda, ho un gatto. Cioè, uno okay, che proprio sembra che strano. Uno strano che sembra che ti pigli per il culo. Sì, esatto, però non troppo. No, come lui? No. O peggio, o meglio. Esatto, oppure il ragazzo che viene da te, ti prende i picchi della mano e ti dice, andiamo a bere un drink insieme, te lo offro io. La mano, no. No, la mano, dai. No, non mai successo la mano, Quanto sei alta tu, Giada? 1,55. Dovresti essere più alta? No. Dovresti avere i capelli più lunghi? A volte sì. Forse avere gli occhi più chiari? No. Il naso meno perfetto? No.
Mi va bene, in realtà. Ti va bene? Vorresti avere un accento che non sia quello emiliano? No, mi piace. Vorresti avere un colletto che non sia così alto? No, l'ho messo apposta. Ti sta molto bene, Dolce Vito. Ah, sì. Sì, okay, sì. Va bene, vorrei semplicemente non essere così tanto asimmetrica. Perché ma non sei asimmetrica. Dal vivo non sono così. No, guarda, ma sei perfetta in culo, Cristo Dio, eh? È chiaro o no? Voglio fare una clip per We Are Zoomer. Perché? Sì, che no. Poi se le becca tutte Jody, che dico, un ragazzo come Jody, ma dove lo trovi? No, ma tutte le clip su We Are Zoomer, Jody è veramente il pioniere della... Ma vengo abusato tutti i giorni su questa chat, però, ma infatti tu sei furbo, in questa chat viene abusato tutto il tempo, e poi ti ritagli quei 5 minuti che fai la clip per We Are Zoomer. Grazie e per ti sei a posto cazzo. Così. Perché sai che il mondo di TikTok ti amerà sempre. Furbo, furbo, furbo. Oh, grazie per i 1000 bit, Driktan Krasniki. Minchia, gli avrò bisogno di tanto petrolio, però grazie. Grazie a 400 bit, grazie, mi stanno riempiendo di soldi. Infatti. Veramente, grazie, grazie, grazie mille. Grazie. No, grazie. No, sono io. Esatto. L'unico furbo sono comunque, io. Comunque, io volevo chiedervi una cosa, ma voi andate all'Old pure se va al chiuso? Ancora dobbiamo capirlo, perché ce lo siamo goduti per bene solo all'aperto. All'aperto. Solo che la cosa è che di perché base... Io stavo pensando in sti giorni e ho detto, boh, ma poi cioè, ci vado comunque anche se è chiuso o no? E dove andresti a Milano al chiuso? Al The Club. Sì, lui è andato al The Club e ha avuto un attacco di panico, quindi sì. Non ci vuole perché andare. È troppo... Un salutone a tutti gli organizzatori del The Club, il vostro locale storico, però per quanto riguarda la mia persona, quando mi ritrovo nel privé... Cioè, ma no, ma non è neanche così sì, tanto... Sì, sì, no, Jody purtroppo... Sono peggio Tocqueville. Vabbè, mi fa lì... lì no, vabbè, più. Anche là non vorremmo no, mai... Ovvio, perché però... siccome quello che si dice su questo canale no, è molto no. Influente... Però cioè, il Tocqueville... cioè, a me lì già mi sale più l'ansia, okay. Perché è un po' più... Sì, perché lì hai l'ansia di essere rapinato, capito? Anche, ma cioè... anche al The Club, perché a me hanno rubato anche il The Club, quindi... Veramente? Sì. Cosa ti hanno rubato? Mi hanno derubato la borsa proprio. Com'è? Raccontaci il modo in cui ti hanno rapinata. Allora, ero fuori. Ti hanno rapinata oppure... No, è proprio rapinata. Cioè, rapinata. Cioè, mi hanno preso la mano. Bam. Sì. Io ero fuori dal club. Fai finta che sia la borsa. Ciao, grazie di tutto. Ok. Io ero lì tranquilla, davanti proprio i buttafuori, davanti. Stavo uscendo dal locale, ero davanti i buttafuori. Questo tipo qua, pum, presa la borsa. Cioè, avevi qua la borsa sul polso? Sì, ha fatto proprio così, fortissimo, ed è scappato. Io per fortuna avevo il telefono in mano. Quindi almeno il telefono non me l'ha ciullato. Però mi ha proprio preso la borsa così e a correre via. Sì, tu l'hai rincorso? No, cioè un pochino. Veramente? Sì. Urlando, dicendo... No, la borsa! La borsa! Immagino che fossi ubriachissima. Sì, certo. Allora ero lì che dicevo la borsa, aiutatemi. Ma nessuno ovviamente mi ha aiutato. Parlavi... Sì, tipo così, perché ero ubriaca. Dicevi tipo la borsa, aiutatemi! La borsa! Perché parlavi così? No, sto scherzando, dicevo la borsa, aiutatemi così. Però nessuno ovviamente mi ha aiutata. Ma neanche una persona che mi ha guardato e detto cazzo... Poveraccia questa, ovviamente no. Ma non eri con le tue quindi... amiche fantastiche? Sì, però... Però loro, magari erano loro che rapinavano. No, però... Ho capito. No, quindi veramente... me l'hanno rubata così e c'era anche un sacco di cose in quella borsa quel giorno. Tipo? Gli assorbenti? No. A parte che c'erano degli occhiali di Off-White. Urca. Ci sono rimasta molto male. Beh, dai. Vabbè, tutti vabbè, se li vedrei addosso a qualcuno cose, capirei... Anche perché erano fucsia. Quindi magari riuscirei anche, però sono passati 2 anni, raga. Ah, 2 anni sono passati? No, Ma tu quanti anni hai ora? 18. Ah. Bene, ciao. Quindi 2 anni fa tu eri a Tocqueville, discoteca per maggiorenni, tu eri bella che lì. Al The Club. Non dovevo dirlo. Vabbè. Magari influente, come ha detto di no. Comunque sì. E... Vabbè, non è rilevante. Però mi hanno rubato la borsa e basta, però c'erano anche tanti soldi dentro così, quindi ero... Ero un po' presa male l'Aikos, vabbè l'Aikos tutti i giorni l'aperto, quindi vabbè, però... Anch'io, siamo sulla stessa barca. Però comunque mi hanno rubato, poi un'altra volta hanno rubato proprio il telefono così dalle mani alla mia amica, cioè comunque... Un disastro del Cristo. No, sempre davanti al The Club. Ah, una roba veramente vergognosa. Tu preferisci Netflix and chill col tuo fidanzato o... Serata in disco col tuo puttaniere? Cioè con un ragazzo tipo così a caso, con cui ti diverti? Dipende dai periodi in realtà, ora come ora è Netflix. Ah sì? Sì. Però non è fidanzato, quindi... Sì. Quindi me lo guardo da sola. Però se avessi fidanzato, sì. Preferiresti stare col fidanzato? Netflix, non andare a far serata col fidanzato. Non faresti mai serata col fidanzato? Sì, però non sempre, capito? Ogni tanto? Raramente. Ah, raramente? Sto. Ok. Ma tu se fossi fidanzato non andresti mai a ballare da sola? Cioè col fidanzato a casa o col fidanzato in un'altra parte? Sì. Però neanche lì non sempre. Ma
Cioè, non come tipo magari da single che ci vado magari tutti i weekend o più volte, anche durante la settimana, se avessi fidanzato, no, molto meno. Passare più tempo col fidanzato. Giustissimo, sono d'accordo. Tu sei d'accordo? Ma quello che ti voglio dire è, tu hai mai tradito nella tua vita? Tradito no. Magari mi sono lasciata. Perché stavi per... dopo. Perché, e no, poi giorno dopo. No, però magari mi sono lasciata perché non mi piaceva più, mi piaceva un'altra persona, capito? In quel caso sì, però... È capitato più di una volta? No, una volta. Una volta sola? Ho capito, ho capito. No, beh, ma... poi tra l'altro tu sei di Emilia Romagna, giusto? Reggio Emilia? No? Tu hai preso la stazione da Reggio Emilia e sei venuta a Milano Centrale. Quella tutta bella, tutta bianca, con i... Quanto ci è piaciuto venire? Un'ora. 40 minuti. Ma tu sei venuta qua esattamente proprio per la live o perché avevi già un impegno? No, dopo devo andare dalla mia amica e poi... Ah, quindi avevi già... Cioè, qua. È stato semplicemente una coincidenza? No, tu me l'hai detto, ho detto, vabbè, vengo un giorno prima invece di salire domani. Ah, dovessi salire domani? Perché verrai a ballare questo weekend? Domani in teoria sì. Ah, domani? Immagino l'Old Fashion. No, sono al The Club domani. Però venerdì volevo andare all'Old. Non so se ci vado. In realtà non so manco se vado domani al The Club. Vedo un po' se ho voglia, se non ho voglia, se no. Ok, ho capito. Sì, cazzo. Quali sono le tue perversioni più strane? Dai, dillo solo a noi altre 7000 persone. Se vuoi dirlo, ovviamente, puoi anche non dirlo. Ah, ti dirò. Non ne ho così tante. Sono una persona normale su questo. Cioè, aspetta. Non che avere perversioni non è da persone normali, anzi, tutti ce le abbiamo. Però non sono perversioni che dici, cazzo... Tipo Jeffrey Dahmer. No, ovviamente. Sono pazza un po' così. Cioè, no, aspetta. Non come lui, ovviamente, però non sono neanche una persona di tutto normale, cioè sono un po' psicopatica come persona. Ma ti intendi sessualmente o stiamo parlando in generale? No, no, in generale, tu mi hai detto Jeffrey Dahmer. Ok, dimmi tre cose psicopatiche che fai. Sei psycho nelle relazioni? Un po'. Un po'. Cioè, di la l'etichetta di gelosia più stupida che hai fatto in vita tua. Una roba per cui ti sei incazzata che dici sono una deficiente. Mamma, tipo un po' così tossiche, capito? Che dici magari tipo? Non seguire quella, non è... metterle like. Non, sì, cioè cose un po' così, un po' tossiche, non uscire, non fare, non andare, capito? Non uscire, non fare? No. Vabbè, però vedi... Ma in realtà dipende. Allora, aspetta, ti dico anche da cosa. Tipo io avevo questa relazione che era tossica, ma tossica pesantemente. E quindi, ma per colpa anche sua o anche solo tua? No, solo sua, e poi lo sono diventata anche io, capito? Classico. Quindi dal momento in cui tu magari, cioè se io adesso avessi una relazione normale, che il tipo è tranquillo, mi dà tipo quel senso di fiducia che mi posso fidare, io non divento tossica. Gelosa sì, ma non tossica, capito? Invece dal momento in cui questo qua era pazzo, psicopatico, tossico proprio pesantemente, stando con lui me lo sono diventata anch'io, capito? Però un po' lo diventi anche per colpa di altre persone su questa, certo, cosa. Certo. Però in realtà se mi trovo in una situazione in cui il tipo è molto fedele, molto che mi dà tutto questo senso di protezione, magari tutte queste cose belle, non divento psicopatica. Secondo te chi sarebbe tra me e Jody il ragazzo che più ti potrebbe dare fiducia? Jody. Chiaro. Sì. Chiaro. Tu prova a descrivere il nostro carattere per quel poco che ci hai conosciuti. Vediamo se ci azzecchi. Cerca di andare anche un po' nel profondo. Grazie Marco. Allora, secondo me... Allora, io non sono brava in questo. Cioè, io sono una persona che, tipo, a me probabilmente mi inquadri subito. Capisci subito un po' come sono fatta, così. Io negli altri no. Quindi io direi, tipo, Jody, l'ho capito già un po' di più, secondo me. Secondo me tu sei una persona molto cresciuto in buona famiglia, ma no, nel senso... Aspetta, tu sei quanti anni ha? Sono te, spara. 25. No. Di meno. Prova un altro tentativo. 23. Jody? Ne ho 28. Quindi avete 10 anni di differenza. Vabbè, però dicevo che secondo me lui è tipo cresciuto molto... Cioè, poi magari sicuramente mi sbaglio, però secondo me sei cresciuto molto tipo vai a scuola, fai, è molto tipo, come cazzo si dice, che
classico, una vita normale, classica, semplice, tipo, brava, una vita bella, capito? Che cresci, ti danno un'educazione perfetta, esatto, cioè, okay, sì. E quindi tu cresci... Pane e vino. No, pane e vino non è quello. Però pane molto... Acqua. Genuina. Sì, molto genuina, ecco. Capito, sì. Quindi sei cresciuto così... Schematizzata. E sei diventato una persona brava, educata, gentile, sempre anche molto altruista, secondo me sei, o no? Sì. Secondo me sei molto altruista. E secondo me... Io devo ringraziare tanto i miei genitori per momento ma si vede, serio, cioè, però ti dirò, si vede. Io proprio. Ho anche un buon rapporto con loro, nonostante sia stato conflittuale come tutti durante l'adolescenza, in un certo momento, però cioè, per alcune parti della mia vita, a parte le parti da stupido con Simone o quando con quei cretini, io realmente con le persone so pormi, ecco. Sì, perché sei bravo, capito? Sei un bravo ragazzo proprio, secondo me. Grazie. Lui... Passiamo al tasto dolente. No, passiamo alla bestiolina. No. Vai. Allora, secondo me io non vorrei offendere nessuno, non penso. Ma già partiamo con i presupposti a partire con gli insulti. Vai. Allora, secondo me tu, uguale a lui su questo punto di vista dell'adolescenza, però poi a un certo punto della tua adolescenza hai avuto un attimo un... Quindi sei un attimo un po' cambiato, hai voluto mettere questa, secondo me, corazza di carattere anche un po'. Cioè, sicuramente tu sei fatto così proprio. Cioè... Però comunque hai creato prima una corazza prima di diventare così, secondo me. Quindi magari hai avuto un qualche trauma. Ok. Non traumi grossi, però sicuramente qualcosa che ti ha portato ad essere un po' diverso dal resto delle persone, no? Che non è un male, è un bene. Se fossimo tutti uguali, ragazzi, qua ciao. Però secondo me hai avuto un attimo un qualcosa di diverso nella tua adolescenza, probabilmente nella tua vita, non lo so, quanti anni hai tu? 21. Secondo me è così, cioè magari hai avuto qualcosa che ti ha fatto un po' essere un cazzone. Una descrizione abbastanza accurata. Beh, non lo so. Cioè, io non vi conosco, però mi sembra un po' così. Sì, è un'analisi abbastanza corretta. Brava, Giada. È stata veramente... Cioè, hai colto proprio il fatto che Simone è una bravissima persona, sì, e che ha una corazza. Sì. Però è una corazza che mi sono messo da solo. Sì, ma non è neanche una corazza brutta. Cioè, ma no. Voglio averla, non è che tipo... Sì, sicuramente è meglio averla che non però, averla. Però, ecco, le persone che avranno l'opportunità, come in realtà anche in qualche giornata, anche io e Alessandro, persone molto vicine a... I miei amici, loro due. A Simone, hanno potuto vedere, sono delle persone fortunate, perché Simone è anche sì, oltre io penso quello che dà esatto, vedere. Io penso... Appena proprio l'ho visto all'old, ti dico la verità, la prima cosa che ho pensato di te... Poverino. Che secondo me sotto sotto tu non sei realmente così, capito? Cioè tu, secondo me, hai tante cose molto più belle di quelle che tu fai vedere, capito? Secondo me... Ma forse che tiene più preziose, sì, capito? Esatto, che magari è meglio non mostrare quasi, capito? Per dirti. E secondo me crearsi in realtà come fai tu una corazza, chiamiamola così, è molto meglio. Secondo me. Cioè non è un difetto, però appunto magari sono certe persone tipo me che faccio fatica a comprenderla, capito? Cioè sì, la capisco, tipo ora mi sei simpatico, no? Però comunque metti in imbarazzo le persone. Solo questo, però mi sei simpatico, lo dicevo prima a lui. È vero. Mentre io non c'ero? No. Sì. Sì. Veramente. Mentre eri andato lì a prendere il regalo. Sai che mi hai aiutato a... perché mi si è rotta la ciabatta di là della TV? Gli ho fatto fare una roba che non si dovrebbe fare una ragazza. Appena arrivata. Sei appena arrivata, prima cosa che ho chiesto, mi tieni un attimo la TV in piedi. Quindi è stata piegata con la TV sul così, io che cercavo di inserire la spina. È stata tipo un botto, vedevo che tremavano le... Sì. Sì, vedevo che le tremavano le braccia. Io, aspetta un attimo, ti prego, aspetta. E le appoggio la TV e dico, scusami, comunque piacere. Questa è stata la mia presentazione. Solo che perché non va più la ciabatta, infatti devo cambiare tutte le spine. Fastidio. Però grazie, ho apprezzato questa descrizione... abbastanza accurata, devo dire, molto, molto interessante, sicuramente. E vuoi che proviamo a farti una descrizione? No. No, fanculo. Non so. No. Ma, no, prima, a parte le robe psycho, no? Tu quale pensi che possa essere, guardandoti allo specchio, metaforicamente, la caratteristica che può di più piacere a un ragazzo, a intrigare un ragazzo di te? Non estetica, dai. No, è una caratteristica in generale. Secondo me è che sono molto... che non me ne frega un cazzo di niente.
Cioè, secondo me questa cosa ha da un certo punto di vista certe persone dice, boh, però capito, magari vivermela così, perché io davvero sembra, però in realtà a me non ne frega un cazzo. Cioè, magari sì, anche io ho i miei momenti in cui mi faccio le paranoie, miliardi di paranoie al mondo, però ti dico che in realtà passo sempre sul fatto vaffanculo, non me ne frega un cazzo, ogni tanto la vita è una, capito, sempre così, e poi sono sempre molto sincera, secondo me. You only live once. Mm. Cioè, sono anche molto sincera in una relazione, ti dico la verità, perché comunque, secondo me, se non c'è quello, finisce subito. Quindi se non mi piace una cosa la dico subito, cioè non ho proprio peli sulla lingua io, su magari se sto insieme a qualcuno. Quindi magari questo potrebbe piacere, però sono un po' gelosa di queste cose qua. Grazie, che in realtà i tipi non piacciono tanto, secondo me. E infatti mi penalizza molto questa cosa. Però io penso sempre che alla fine una persona, se gli piaci, piace più come sei io. Certo, cioè, non è che devo cambiare per qualcuno, no. L'ho fatto e non è andata bene, quindi alla fine io penso che devi essere sempre te stessa, se piaci, piaci, se no avanti un altro, cioè troverò anche io la persona che mi vuole veramente per come sono, capito? E non per quello che voglio mostrare a quella persona. Ma tu hai sofferto tanto per amore? Una bomba. Ma ti dirò, un po' sì. Purtroppo sì, perché... Ho fatto picca. Un po' sì, perché sono stata sotto a questo ragazzo per tantissimo tempo e lui non mi voleva. Zero. Quanto tempo fa è successa sta cosa? Allora, io l'ho conosciuto quando avevo... 12 anni? Appena 15 anni. E subito mi sono innamorata persa di lui. Però lui non mi voleva, niente, non c'era niente da fare. Poi, non si sa come, quest'anno, a novembre tipo, dell'anno scorso, quindi... Si è ribaltata la situazione? No, si è ribaltata. Ma ti ha un po' ammicchiato lui? Grazie per i beat, cazzo. Cioè, noi ogni tanto ci vedevamo, però niente di serio, capito? Cioè, io lo vedevo perché Maria ero innamorata persa proprio, però lui non mi voleva in realtà. Cioè, lui stava con te, però poi tu lo cercavi, stava con te per un motivo, però poi tu lo cercavi anche per altro. No, io lo cercavo perché comunque, cioè, dicevo, sì, magari sì ogni tanto, però comunque lui non gliene fregava un cazzo, in poche parole. Okay. Poi non lo so come, perché a tipo novembre, guarda Giada, gli ho iniziato un po' a vederci, oddio, a vederci un pelo di più così, e mi ha detto, guarda Giada, tu mi piaci, secondo me potremmo... stare insieme. Ah, così proprio. Potevamo stare insieme dopo 3 anni, dopo io, 2 anni. Io ovviamente, cioè il giorno più bello della mia vita, ovviamente. Certo. Quindi felicissimissima. Déjà vu comunque questa situazione. Veramente tanto felice. Poi non è di qua, non abita qua. Mi ha detto dai, andiamo, proviamo a vivere insieme dove abito io, perché non abita in Italia. E allora mi ha detto dai, proviamo a vivere insieme così. Ma parli italiano? Sì. E per dove vive? Eva? Svizzera. In Spagna. In Spagna. Ah, minchia. Vabbè, proviamo a vivere insieme, cioè, dovrebbe. Vabbè. E qui sei andata a vivere in Spagna? Vivere, guarda, era talmente tossica la situazione che dopo 10 giorni me ne andavo, poi tornavo, capito? Cioè, io ci abbiamo provato da un subito po' però... è stata tossica? Da subito? Porca miseria, mi spiace. Io, cioè, sapevo a cosa in realtà stavo andando incontro, ma non pensavo così tanto, cioè... Ma lui è italiano in realtà? No. Ah. E com'è che hai fatto a innamorarti di lui? Viveva nel mio stesso paesino. Sì. E niente. Vai. Comunque niente, praticamente. Ma cioè... ti manca ora che lo stai pensando? No. Zero. Mi fa paura il pensiero, no. Ah, minchia. Sì. No, per dirti che è finita veramente tanto male. E niente, allora io ci ho provato comunque andare là a stare con lui, però la cosa era veramente tanto tossica, ma cattiveria. Ma proprio. Si può sapere di che anno è lui? O è meglio di no? A 23 anni. Okay. Ah, quindi un bel grandone. Sì, e niente, quindi io andavo là, poi litigavamo tipo tutti i giorni, cioè su 10 giorni che stavo là, tutti i giorni dalla mattina alla sera litigavamo ma pesantemente, urla, cose brutte proprio, tossiche. Hola! E quindi comunque ci sono stata male molto. Mi spiace, ragazzi. Oh. Niente, è finito tutto. E Giordi non è neanche per l'inquadratura. Ma come è finito tutto? Niente, sono fuori almeno. Ma io sono una bottiglia di rap, guardami. Però guarda, ha fatto tattuaggio nuovo, guarda come lo mostro. Beh, bellissimo tattuaggio nuovo. Guarda, è bello però, sì. Guarda come ha fatto. Insomma. Ha fatto bene, ha fatto veramente bene.
Mazza, sì. Carino, dai. Fatto bene, però non mi piace. Troppo... Esatto, fa paura. Fa paura. Ciao, Devin, come paura. Stai? Beh, fa paura. Bene, bene. Pennywise. È un pagliaccio. Ah, fa paura pure Simone, se possiamo... Cioè, se chiudiamo... Cioè, proprio io faccio paura? Beh, se pagliacci, fanno paura i pagliacci. Grazie, grazie. Come stai, David? Tutto bene? Mi hai detto che... Bene, bene. L'hai un po' provolata in discoteca, lei, te la ricordi? L'hai già conosciuta? Ma chi è? Dai, ma vedi, cioè... No, ma, ma non mi ricordo, ma non è vero. Ma non è vero che ci ha provato. Furbo. Ci ho provato. Ma... No, no, non è vero, non è vero, abbiamo parlato poco, gliel'ho detto. Ma quando? A Riccione, quest'estate. Ah, è una del limonatone? No, no, ma che limonatone? Ma che no, non è vero? Non è che andate in live. Lui mi aveva detto prima, tipo dall'altra parte di Riccione. Ma pensa a te. Ha balzato la live, David, hai visto? Beh, ma io mi reinventavo, ragazzi. Cioè, a me piace chiacchierare, ma io posso chiacchierare nella mia vita. No, sì, certo. No, infatti era molto simpatico. Un chiacchierino. Infatti, no, ha parlato bene di te in realtà, ha speso belle parole, ma... molto educato, gentile. Io so così in realtà, cioè nella vita reale, poi se devo fare coso... No, no, ma offline infatti, hanno detto che non sei entrato in live, sì. In live eri molto... Cioè offline eri molto... Molto educato, simpatico, diciamo, quindi... Bella! No, saluto la chat. Ciao! Saluto è, David? Ciao. Maschera di pelle sopra il viso che mi culo, una vetrina sulle stelle con la musica da ballare. Una maschera di pelle sopra il viso che mi culo, una vetrina sulle stelle con la musica da ballare. Da ballare.